concorso di pittura. Numero di partecipanti quest'anno 13.016 partecipanti. E do la parola a Giovanni per il terzo classificato. Terzo classificato, concorso di pittura, Massimo Chianese. Il suo dipinto è dal titolo Pensieri pasoliniani. Ciao Massimo, intanto complimenti, terzo classificato del concorso di pittura. Ti leggo il perché del Comitato Tecnico Scientifico. Essere artisti significa possedere una visione ed una sensibilità capaci di osservare e sentire oltre, sia intra che extra. Tali doti si esprimono al meglio nell'opera Pensieri pasoliniani, realizzata magistralmente con l'aerografo, nella quale la massima «gli occhi sono lo specchio dell'anima» prende vita nello sguardo fiero di una persona speciale, come Pierpaolo Pasolini. Non molti sanno che il noto scrittore, proprio perché la parola da sola non basta, è stato anche un notevole pittore, sempre sulla linea artistica di gettare gli occhi ed il cuore al di là dell'ostacolo, a costo di rimetterci la vita. La mano appoggiata al volto dona al personaggio un quid pensieroso e corsaro, quasi ad interrogare lo spettatore sulle sorti della società odierna e sulla responsabilità individuale, mentre riecheggiano i suoi versi «E io, ritardatario sulla morte, in anticipo sulla vita vera, bevo l'incubo della luce come un vino smagliante». Complimenti Massimo! Grazie! Domandona che ti devo fare. È una tecnica quella dell'aerografia che usi spesso, la prima volta? No, sono già la bellezza di 28 anni che la uso. Ed è una tecnica che preferisci, prediligi rispetto ad altri oppure no? Sì, guarda, questa è una tecnica che è nata praticamente prima di internet, quindi sono autodidatta in questo. Massimo, ancora complimenti, e insomma il tuo lavoro è molto bello e insomma veramente lo dico con sincerità. Complimenti al tuo... Grazie a tutti. Prego. Ciao Massimo. Ciao. Passiamo subito al secondo classificato, Maria Acri con La guerra negli occhi. Vediamo il dipinto meraviglioso di Maria. L'intensa autrice Maria Acri riesce nell'impresa di generare in pittura una nuova ragazza afghana, il noto capolavoro del fotografo Steve McCurry. Il contesto è sempre quello di una sofferenza dovuta alla guerra, poiché purtroppo la storia insegna che l'uomo non impara mai dai propri errori. Ed ecco che allora due incredibili occhi femminili, che nella vita di tutti i giorni dovrebbero narrare solo emozione e bellezza, raccontano invece delle atrocità della guerra. Grande supporto espressivo è offerto anche dalle mani, che, lontane dalle cure estetiche del mondo occidentale, si apprestano a coprire velocemente il volto, prima che l'odore stesso dell'odio penetri dentro. Il tono, le sfumature dell'oro, dall'oro al blu, fanno suggestivamente riferimento al conflitto in Ucraina, dove lei, la donna, è quella a cui sono stati inflitti i maggiori dolori. In una società odierna dove alla creatura più nobile di tutte sono spesso associati i termini femminicidio e violenza, è l'arte a restituirle dignità e amore. Gli occhi delle donne sono fatti per raccontare la bellezza. Il primo classificato del concorso di pittura è Luca Squinzani con Amore e morte, storia di Indacasi. La grande magia dell'arte, e probabilmente una delle sue missioni, è quella di narrare grandi storie. L'opera Amore e morte, storia di Indacasi, ne è il toccante ed emozionante esempio. Il dipinto racconta la storia di Indacasi, gorilla bambina che fu trovata aggrappata al corpo della madre, uccisa assieme tutta la sua famiglia dai bracconieri. La piccola venne trasferita al centro Senkweque per farla recuperare e crescere assieme agli altri orfani dopo il terribile trauma subito, ma risultò troppo fragile per essere poi reinserita in natura. Così è rimasta nella riserva, dove ha creato un fortissimo legame di amicizia con il custode André Bauma. La gorilla, però, è deceduta prematuramente a soli 14 anni, mentre tali animali possono vivere fino a 50 anni, proprio tra le braccia del suo amico. Una storia ed un'opera che possono insegnare tanto all'essere umano. È stato un privilegio sostenere e prendersi cura di una creatura così amorevole, soprattutto conoscendo il trauma che Indacasi ha subito in tenera età.
È stata la dolce natura e l'intelligenza di Indacasi che mi hanno aiutato a capire la connessione tra gli umani e le grandi scimmie e perché dovremmo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerle, ha dichiarato Bauman nel comitato stampa rilasciato dal Parco Nazionale per annunciare la morte della gorilla. L'amore che abbiamo dato e provato ci abbraccerà sino alla fine. Grazie Luca, complimenti. Grazie a voi. Ci qualcosa in più riguardo ad Amore e Morte, storia di Indacasi? Ma più della storia è difficile, semplicemente che come tutte le storie che abbiamo sentito questa sera, credo che la vita in generale sia fatta di emozioni ed empatia. E questa storia mi colpì in particolare perché credo che questa empatia forte a volte sia più umana nei non umani rispetto ai sapiens. E poi quindi ho provato a trasmettere quello che è arrivato a me attraverso un mezzo che fa da intermediario come quello della pittura. Luca, grazie per aver condiviso questa empatia con noi e ti sei meritato tutto il primo premio, quindi ancora complimenti. Bravo. Grazie ancora, grazie a voi. Dantebus ogni anno pubblica molti titoli. Nessuno sa però cosa c'è dietro a un libro. Dietro a un libro c'è il lavoro di tantissime persone. Stabilire cosa sia l'amore è impresa ardua. L'arte. Ecco, l'arte è amore.